Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Martin e il mistero degli stivali matti. Buongiorno Scarlett. Buongiorno Martin. Un calzino. Questo è suo, mia cara. Grazie infinite, Martin. Piacere mio. Aiutare gli amici è la mia specialità, vero Mouse? Tranquillo Bowie, aspetta. Ecco. Di nulla. Oh no, la scala traballa. Sto arrivando. Grazie, Martin! Piacere mio! Sono uno sceriffo fantastico! Che bella giornata, Mouse! Adoro aiutare gli amici, ma è faticoso! Ora si mangia! Bisogna ricaricarsi! Ok, Mouse, anche per te! Adoro il formaggio! Forza, Mouse! Andiamo a nanna! Buongiorno! Il mantello, il cappello, la spada, il mio distintivo e i miei... E i miei stivali? I miei stivali! Prova a prendermi! Non mi prendi! Sono stanca! Che buon profumo di formaggio! Oh, il profumo viene da Storyland! Bebè! Tanto tempo fa c'era uno sceriffo in città. Gli stivali perse però e un caos si creò. Guardate! Che succede? Degli stivali vivi! Li fotografo, così li vediamo meglio. Non viene, sono troppo veloci. Scusa, ma non capisco. Dice che è un disastro. Sono Martin, lo sceriffo, e non so cosa succede ai miei stivali. Un incantesimo? Un incantesimo sarà? Chi lo sa? Non so nulla sugli incantesimi e così non posso lavorare. Aiutatemi, vi prego. Ma certo! Su, prendiamoli! Attenti, potrebbero essere ovunque. Eccoli là, da quella parte! Presi! No, no, no! Vanno in direzioni diverse, non li prenderemo mai! Neanche per sogno, formeremo due squadre, vedrete! Dottie, Connie, Lady e Jenna cercate il destro e il resto con me a cercare il sinistro! Forza! Sì! Ai! Prendetelo! Bebè, vedete qualcosa? Qui niente! Nemmeno qui, ma che? Eccolo qui! Ci siamo attorcigliati! È che io sono così affamata! Corri, Lady! Lady, corri, ma non così veloce! Aiuto! E il mio formaggio? Cos'è successo? Ecco la risposta! Oh, che carini! Sono due topini! Ma come sono finiti dentro? Forse, mentre mangiavo il formaggio, delle briciole sono finite negli stivali e hanno attirato i topini! Li capisco! Quel formaggio è il top! Ebbene sì, non tutto è ciò che sembra! Ogni mistero ha una sua spiegazione! Grazie a voi, bebè, ho ritrovato i miei stivali! Sì! Grazie a tutti! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Storyland Magic Tears! Un bel gruppetto di amici si formò
E fu così che la storia di Martin terminò. Che succede, Lady? Stai bene? Sapete cosa mi manca? Quel formaggio delizioso! Che naso! È impossibile addormentarsi con questo grillo. Qualcuno deve dirgli qualcosa. Signor Grillo, devo dormire. Sono una bebè piccola, sai? Ciao, Connie. Cosa c'è? Non riuscite a dormire? Quel cri-cri mi fa diventare matta. Ma quel grillo che cos'ha? La polizia punirlo dovrà. Penso che il rumore provenga da là. Che cosa succede a Storyland? Oh, che sonno. Wow! C'era una volta un bebè che mentiva continuamente, come le marionette negli show. Ehi, guardate! Di là! Incredibile! Ce ne andiamo! Sì, è sempre la stessa storia! Non andatevene, bebè! Non so dove sia la mia marionetta. Sì, sì, certo! Quando la trovo, farò uno show per voi. Promesso! Oh, ci avete fatto caso? Come un albero gli cresce il naso. Sì, è vero. Accade molto spesso. Divertente, vero? Diceva di aver perso la marionetta. Ma ce l'ha proprio lì. È vero. Vediamo. Come ti chiami? Sono Pinocchio. Pinocchio, la marionetta ce l'hai in mano. Caspita, era proprio qui. Non me ne ero accorto. Sono super sbadato. Che strano, il naso è cresciuto ancora. Beh, ora che hai trovato la marionetta, puoi iniziare lo show, no? Sì, sì! No, non posso perché... perché sono malato. Sì, ho un gran bel raffreddore. Questa cosa è sospetta. Qualcuno sta mentendo. Ora ti misuro la febbre. Tu non hai la febbre. Pinocchio la febbre non ha. Una bugia questa sarà. Perché menti così? Io? Io non mento mai. Ehi, attento! Il tuo naso cresce quando menti. No, no, no. Non è vero. Non ho detto nemmeno una bugia in vita mia. Te lo giuro. Wow, guarda come cresce. È così grande? Non riesco proprio a vederlo. Wow, che ne dite se... Attenzione! È così lungo che si impigliano le cose. Sì, sembri una pendiabiti. È così lungo che puoi farci l'equilibrista. Ehi, giù dal mio naso, un po' di rispetto. Oh no, Crick! Crick, mi dispiace. Crick, non volevo... Oh, sono incastrato. Che nasabuglio! Crick, tutto bene? Dice che il naso blocca l'entrata e c'è tanto buio lì dentro. Oh, poverino, ha paura. Vi prego, aiutatemi a salvarlo. Ma certo! E uno, due e tre! Crick! Naso in arrivo! Vedi che succede se menti? Le bugie portano solo guai e fanno venire il naso super lungo. Beh, la verità è che c'è un motivo per queste bugie. Volevo tanto gareggiare a salto in alto e mi serviva un palo lungo. Bisogna essere un po' matti per voler usare il naso per saltare. È che non ho mai vinto il primo posto e volevo essere il migliore in qualcosa. Che senso ha mentire se puoi essere il migliore con la marionetta e rallegrare gli amici? Hai ragione, ho ferito i miei amici mentendo. E anche te. Posso vivere senza vincere una gara, ma non posso vivere senza gli amici.
Il mio naso! Guardate, ha detto la verità! Ora puoi fare lo spettacolo con la marionetta! Sì, non vedo l'ora di sorprendere i miei amici! Potrei raccontargli la storia del bebè il cui naso non smetteva di crescere! Grazie, bebè! Storyland Magic Tears! E fu così che il naso di Pinocchio normale ritornò e tutti i suoi amici rallegrò! Guardate, alieni! Non mentire, o ti crescerà il naso come Pinocchio! Ed è la fine di un'altra avventura! Il mondo delle favole, prima parte. Tutti frutti e... pronta! Wow, Cutie, brilli come una stella! A chi tocca ora? Rim! Vediamo! Qualcosa di speciale! Questo no, nemmeno questo... Eh? Wow, che bella! Sei stupenda, Lulu! Dallo a me! Ehi, che bel mantello! Di chi sarà? Sarà di una nonnina! Ma no! È di un lupo volante! Super lupo! Sì, certo, un super lupo! No, proviene da una favola! Il fazzoletto della bambola gigante! Fammelo provare! Ehi, cosa vedi? Un coriglio! Lo vedete? Voglio provarlo anche io! Voglio vedere! Anch'io! Sono la prossima! Vedo l'ombra di un bebè con un cappello fichissimo! Non è un bebè, è una bellissima casa! È il mio turno! Ora vedo il super lupo. Perché indossa una vestaglia da nonna? Sembra che appartenga ad un bebè. Beh, dobbiamo capire a chi appartiene. Chi potrebbe aiutarci? Tina! Se un po' non aspetterete, di risposte non ne avrete. Questo mantello era nel mio baule, ma non sappiamo di chi sia. È magico! Provalo! Wow! Ma di chi sarà? La sfera di cristallo ce lo dirà! È una papera o un cigno? Ma chi lo sa? Un arcobaleno lì sopra ci sta! Forse il bebè è là! Andiamo! Wow! Adoro il lago arcobaleno! Ma sembra che non ci sia nessuno! Niente papere, niente cigni e niente arcobaleno! Il bebè nel lago troveremo e il mistero del mantello risolveremo. Nel lago, ma dentro o fuori? Lì o là? È un bebè! Chi lo sa? Ok, non lo sai. Dividiamoci in coppie. Connie, vieni con me. Io sto con Dotty. Non ci riesco. Hai sentito? C'è qualcuno là. Ti abbiamo trovato, bebè. Ancora 5 minuti. Non cambierà mai. Ma c'era un altro rumore. Non so. Andiamo, bebè! Dove state andando? Da quella parte! Dove? Wow! E tu chi sei? Sono Sydney, guardiana dell'arcobaleno e di tutte le favole. Ma cosa ci fate voi qui? Abbiamo trovato questo mantello e non sappiamo di chi sia. Cerchiamo il proprietario. È molto speciale. Dona delle visioni. Familiare, strano, incredibile. Esatto, sì! Proviene da una terra magica. Io posso aiutarvi. Potresti darmelo? Questo non è un mantello normale. Ora vedrete. Attenta! Kennedy! Ho perso il controllo! Ma quel libro? Attenta a non scivolare. Dallo a me, lo voglio controllare. Il libro vi porterà alla proprietaria del mantello. Le manca moltissimo. Ed ora continuerete il vostro viaggio da sole. Wow. Moltissimi anni fa,
Tutti i bebè delle favole della valle vivevano in pace, ma i bebè della valle smisero di leggere e poco alla volta cominciarono a dimenticare le favole e i loro personaggi, finché questi quasi non scomparvero. Oh no! Per questo le pagine sono bianche, no? Come Sydney! Ma questo si aggiusterà perché ogni favola rivivrete e insieme al libro voi le salverete! Oh! Oh! Guarda il libro del lago! Sarà qui la proprietaria del mantello? Dove portano quei sentieri? Guardate bene il cartello e saprete dove andare. Ogni strada conduce ad una favola. Continua! Episodio precedente. Ehi, che bel mantello! Di chi sarà? Wow! Il cigno bianco! Ogni favola rivivrete e insieme al libro voi le salverete! Storyland, il mondo delle favole, seconda parte. Wow, dove siamo? Sarà qui la proprietaria. Chi è quella bebè? Ciao! Oh, siete nuovi qui? C'è qualcosa che mi sfugge, ha un cappuccio rosso. Chi sei tu? La tua cesta. Oh, il mio mantello rosso. La bebè che stavamo cercando! Ne ho cucito uno io, ma non è lo stesso. Quello rosso è unico. È stato creato con della stoffa molto rara. Oh! Grazie, grazie. Ah, sono Scarlett. La stilista di Storyland. Scarlett, tu la conosci per caso? Io no, in una storia siamo, ma che strano. Ma da dove venite? Sono famosa. Ora ho solo un cliente perché sono un po' distratta e sempre in ritardo. Ma ho creato dei vestitini cool. Guardate. La mia cesta? Oh no, l'ho persa. Devo andare. Devo fare dei nuovi vestiti e consegnarli prima del terzo rintocco. O perderò il mio unico cliente. Oh, dov'è? Aspetta, è finita da quella parte. Oh no. Aha, fermi. Qui no, nemmeno qui. Dov'è la cesta? La cesta non troverai. Se con noi non collaborerai. Bebè, sono esausta. Ma come facciamo? Non c'è né tempo né il materiale per creare i vestitini. Perderò il mio cliente. Tranquilla, ci siamo noi. È un mantello cucito con varie stoffe. Creeremo dei bellissimi vestitini. Sul serio? Grazie, seguitemi. Avete sentito? Ecco, è così che si fa. Voglio aiutare. Cosa posso fare? Io so fare questo. Wow, come hai fatto? Oh, tu voli. Anche il mio amico Peter sa volare. Il mio lupo lo adora. Che cosa? C'è un lupo? Sì, si chiama Keira. È una mangiona. È una vera bestia. Grrr, un lupo è qua. E tra le tue braccia sarà. Nelle mie braccia. Mi mangerà. Ehi, gli scarti. Ma dove andate? Vi nascondete per non cucire? Che bel gioco. Ehi, tu non distrarti, sennò non finiremo in tempo. I rintocchi. Ok, ok. Allora, prima creiamo i modelli. Poi ci aggiungiamo sopra gli scarti. E poi cuciamo. Fatto, ora andiamo. Corriamo. Sta lontano, lupo. Guarda, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Sì! Yeah! Sì! Yeah! Yeah! Vai, lupo! Ma che dolce lupetta! Keira! Giusto in tempo! Piggy avrà due vestitini!
sono qui? Vediamo. Oh, wow, sono perfetti. Il mantello, ora ricordo. Proviene dalla favola di Scarlet, Cappuccetto Rosso. Oh, è vero. È reale. Grazie mille, Scarlet. Li indosserò molto presto. E sono due, li adoro. Ce l'abbiamo fatta! La festa è finita tardi. Guarda come dorme. Mi dispiace svegliarla. E se le lasciassimo un messaggio? Sì! Ehi, bebè! Non potete andare! Ho creato qualcosa di speciale per voi! E vai! Wow. Sono bellissimi! Grazie! Che belli! Voi tutti mi avete ispirata molto. Avevo bisogno di qualche dritta. Vi ho fatto questi vestiti da indossare quando tornerete. Siete i migliori! Grazie, Scarlet! Storyland Magic Tears! E fu così che Scarlet, con un po' di ispirazione, ricominciò a creare vestitini per ogni occasione. Wow! Da dove venite? Wow, guardate che bei vestiti! Vivremo tante avventure con questi vestitini! E le lucciole nascoste! Dobbiamo preparare più Cry Juice! Oggi abbiamo ospiti! Bebè, state facendo un ottimo lavoro! Mmm! È una splendida giornata per tutti i Fruity Beach! Ah, oh no! Quella nuvola è grigia però! Aspetta! Sembra l'ombra di un bebè che vuol giocare con te! Lasciami stare! Ehi! Oh, è stato facile! Storyland ci sta chiamando! Qualcosa sta accadendo! Cambiamoci e andiamo! C'era una volta un bebè che di notte si avventurava e all'alba si addormentava. Un nuovo sentiero! Dove porterà? No, no e no! Ti ho già detto di no! Chi sarà quel bebè arrabbiato? C'è solo un modo per scoprirlo! Non voglio uscire ora! Se vuoi, vai tu! Con chi sta parlando? Lui è Peter e io la sua ombra! La sua ombra? Sono stanco ora! Lasciami dormire! Se non andassi in giro tutte le notti, non passeresti tutto il giorno a dormire! Ma io non vado in giro! Io vado solo a... A farti un sacco di giri senza di me! Perché io la notte sparisco! Ma certo! Se non c'è luce, non c'è ombra! Un gioco divertente trovare dobbiamo! Così quei due pace faranno! Io adoro volare! Anch'io! Forza, ti rincorro! Però più tardi! Perché adesso... Sono stanco! Vedete? Peter esce di notte perché non vuole più stare con me. No, non è per questo. Di notte io... Lascia perdere, non importa, vado a dormire. Non ci dice cosa fa di notte. Dobbiamo scoprire di notte cosa fa, altrimenti un'altra lite ci sarà. Silenzio, o ci sentiranno. Il piede! Sorpresa! Urrà! Ciao, Peter! Che bello! Adoro le sorprese! Siete venuti ad aiutarmi? Sì! Non ti stavamo spiando! Wow! Come brilla! Una lucciola giocosa è! Ma è tanto, tanto triste in me! Sì, ha perso le sue amiche e ogni notte le cerchiamo! Ma è difficile perché ci sono tantissimi posti da controllare e lei brilla sempre di meno! Ehi, ci aiutiamo noi! Ma perché non ci hai chiesto di darti una mano prima? Non lo so, pensavo di potercela fare da solo. E ora brilla così poco. Oh no, la sua luce si spegne! Che bel flauto! La musica la fa brillare. Continua a suonare, brilleranno tutte e così le troveremo. E ora siamo in tanti a cercare. Sì! Cerca, cerca, cerca la luce. Si nascondo le lucciole. Cerca qua e cerca là. Chissà chi le troverà. Le lucette si muovono in tondo. Giran, giran per tutto il mondo e brillano la notte. A
sono divertenti, voglio ballare. E con la luna voglio giocare. E brillano la notte. Insieme noi le troveremo. Oh, non ce la faccio più. Le troveremo. Fatti forza. Guardatela! Presto! Oh. Wow. Mi fa il solletico! Cosa ci faccio qui? È notte! Vi ho trovate finalmente! Ecco cosa facevo di notte! Cercavo di riunire tutte le lucciole! Ma perché non me l'hai detto? Potevo aiutarti! Conosco Storyland meglio di te! Ah, sì, eh? In guardia! Direi che ti sei allenata! Forza, io tipo per entrambi! Grazie! La prossima volta vi chiederò aiuto! Io la prossima volta ascolterò Peter! Se in team lavorerai, tutti i problemi risolverai! Grazie, bebè! Storyland Magic Sphere! E così Peter le lucciole trovò e con la sua ombra mai più litigò! Dove eravate? Siete in ritardo, eh? Forza, Ombra! Ora ti prendo! Fammi dormire ancora un po'. Ora sono io ad aver bisogno di riposo. Una strega nei guai! Prim, sei il miglior cucciolo del mondo! Wow, che bel costume! Grazie! È perfetto per la notte più misteriosa dell'anno! La notte delle streghe mangia bebè! Streghe? Ma non esistono! È solo una festa! Una festa con streghe cattive che trasformano i bebè in topi e poi li mangiano! Mangiano? Lo scherzo! Torna indietro! Ehi, hey, Dreamy, sei pronta per Halloween? Ma certamente! Hey, baby's magic tears! No, no! Oh. Su! Ferma! Ah. Accelera! Va avanti! Hey, baby's magic tears! Au! Au! Ops, scusa! Ah, la testa! Cosa? Mai visto un gatto parlante prima? Sei tu, Stormy. Ok, continuiamo l'allenamento. Ok, riprendiamo. Oh, ma perché non vola? È la scopa! Ha perso i suoi poteri! Sono la peggior strega del mondo! Forse è perché una bebè non magica ci ha visto! Il manuale delle streghe dice che è proibito! Lo so bene, forse l'incantesimo non funziona più. Perché non usi una stregoneria sulla scopa? Non è così difficile! Sì, certo, ma... quale? Come diventare giganti? No. Trasformarsi in rana? No. Ecco qui! Come volare? Ho solo bisogno di una lacrima di formica, le scarpe di un millepiedi... Cosa c'è, Spot? Wow, che bel costume da strega! Sembra che stare insieme a bebè non magici non limiti i miei poteri. Certo, è un costume! Sono Agatha, una bebè come tanti! Sono Dottie! Cosa stai facendo? Solite cose da bebè, niente di magico. Ah, è una ricetta! Che cos'è? Una torta! Mi mancano degli ingredienti, puoi aiutarmi? Ma certo! Che bello! Forza, è tutto nella norma! Cosa succede? È uno scherzo? Non è divertente? Sì, mostruosamente delizioso! Un momento... Questa non è la mia scopa! Au! Ops, scusa! Di una vera strega! Guardate, è magica! È di una strega! Stava volando e il gatto parla! Le streghe non esistono! Ma come? Ora vedrete! Cucù! Ehi, ecco qui! Bene!
No! Ehi, guardate, deve essere la strega! Sì, sì, come no. Andiamo, ora vedrete! Vuole mettere Dotty nel calderone e mangiarla! Dobbiamo aiutarla! Andiamo, le streghe non esistono! Guarda tu stessa! Il calderone è così caldo che ti viene voglia di fare un bagno! Non è vero, Dotty? Le streghe esistono! Te l'avevo detto! Salviamo Dotty! Corriamola tutte insieme, magari si spaventa! Non mangerai Dotty! Fermi! Le streghe non mangiano i bebè! Quindi le streghe non sono cattive? Aiuto! È tutta colpa mia! Sono la peggior strega del mondo! Beh, non proprio la peggiore! Il gatto parlante! Stai solo imparando! Il manuale avrà la soluzione! Fidati di te! Idea! Eccolo! L'incantesimo giusto! Brava! Incantesimo del tempo. La porta si aprirà e tutto come prima tornerà. Ce l'ho fatta! Sì! Sì! Che giornata! Beh, alla fine Connie aveva ragione. Le streghe esistono e sono buone. Però non sono molto brava. Sciocchezze! Muovi gli oggetti schioccando le dita. Sai usare gli incantesimi. E voli con la scopa. Ma la magia più bella di oggi è stata trovare voi. Grazie per la vostra amicizia. Magic Tears! È tornata! Wow! Questa è davvero la notte delle streghe! Il nipote di Babbo Natale! Ruti! Ci metto un sacco con la lista dei desideri! Sbrigati, Ruti! Vediamo! Non devo dimenticare niente! Ci sono i biberon al cioccolato? Sì, ne abbiamo un sacco! Allora uno per me! Di questo passo rimarrà qualche regalo anche per noi? Non penso faremo in tempo! Tranquilli, bebè! Natale! Regalare agli amici rende tutti più felici! Però una nuova sfera di cristallo! Cos'è stato? Non lo so! Scopriamolo! Sì! È il libro! Ehi, da Storyland arriva il vento! Andiamo, saremo là in un momento! C'era una volta un bebè gioioso che perse la sua gioia. Cosa succede qui? C'è un po' di nebbia, vero? Un po'? Ce n'è un sacco! Non vedo niente! Bebè, non c'è nulla di cui aver paura! È tutto a posto! Forza! Dobbiamo andare avanti, anche se fa paura! Tranquillo, tornerà presto! Oh? Per fortuna siete qui! Chi è quel bebè? E che cosa succede? Non lo conosci? È Klaus! Quest'anno è lui che deve portare regali a tutti i bebè. Ma a causa di questa nebbia ha perso la sua bellissima slitta. E come se non bastasse, anche il suo piccolo Ren è sparito. E non capisco perché se ne sia andato. Dobbiamo cercare Ren andando a sud. Voi potreste andare con Klaus verso nord? Verso nord? Sì, certo, nessun problema. È cominciato tutto una settimana fa. Il vento ha colpito Storyland e ho perso la mia slitta. Ah, sì, abbiamo cercato di fermarlo insieme a Piggy, ma il vento era troppo forte. Poi è arrivata la nebbia. Stavamo aspettando che passasse per recuperare i regali. E tutto questo prima di Natale? Mi sono allenato tutto l'anno per far sentire la risata di mio nonno ai bebè. Ma senza Ren non riesco più a ridere. Oh no, dove ti fa male? Ti guarisco le ferite? No, Dotty, il suo dolore viene da qui. Cutie, non vedi che Klaus è triste? Lulu, cosa stai facendo? Torna qui!
Ho, 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 ho. Quella risata suona familiare. Ho, 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 ho. Ho. Oh, questo è Ren. Il suono viene da là. Muoviamoci. Ren, attento. Tranquillo, ti salviamo noi. Arriviamo. I regali stanno cadendo. Klaus, fermati. Devo prenderli o i bebè rimarranno senza regali a Natale. No, cadono. No. Ren. Ru, dobbiamo salvare la slitta. Fermati! Ora riparti! Sì, la slitta! Che bello! Ehi, quella risata! Quella slitta! Tu sei Klaus, il nipote di Babbo Natale! Sì, e lui è Ren, il mio migliore amico! Storyland Magic Fear! E fu così che i bebè impararono che, anche se le situazioni sono estreme, l'importante è stare tutti insieme. Wow! 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 Tranquillo, Ren. Riusciremo a portare regali a tutti i bebè del mondo. Sì, abbiamo deciso di darvi qualcosa di nostro. Così nessun bebè rimarrà senza regalo questa notte. Tutti i regali sulla slitta! Buon Natale, bebè! Buon Natale! Assicuratevi che nessun altro dimentichi Storyland leggendo le nostre storie. Chi legge a volontà mai solo sarà. E mai più Storyland dimenticherà. Buon Natale! Ho, ho, ho! E il forte vento! Ecco qui! Finito! Yeah! Qualcosa non va a Storyland! Che belli! C'era una volta una bebè che costruiva tutto da sola. Il forte vento voleva fermare, ma da sola non ce la poteva fare. Ai ai! Ciao, sono Dreamy. Cosa succede? Arriva! Il forte vento! Il riparo! Ok, tranquilla. Sono Piggy. Sta arrivando il forte vento. Ogni anno io e i miei fratelli costruiamo un riparo per proteggere la statua. Ma sono malati e devo fare tutto da sola. E cosa succede se non finisci in tempo? Il vento si porterebbe via l'oggetto più importante del nostro mondo. Sarebbe un disastro! Io ci provo, ma tutta da sola. Povera Piggy, e hai anche le braccia doloranti. Tranquilla, insieme lavoreremo e il vento fermeremo. Ah, sei raffreddata anche tu! Insieme faremo in un lampo! Costruiremo un riparo! Servono cemento, ghiaia, sabbia e mattoni! Sì, mattoni, sì! Come dicono i miei fratellini, i mattoni impila là e un riparo ci sarà! Forza, bebè! Continuate così! Sì, esatto! Oh no! Attento, Dotti! Tempo, fermati! Ora puoi ripartire! Dov'è il mio mattone? Bebè, muoviamoci su! O il vento lo butterà giù! Se solo non fossero così pesanti! E se questo non fosse appiccicoso? Ah, e se non ci fossero le pale? Idea! E se usassimo della paglia? Ma... Sì! Vedi? Così facciamo prima! Ma fare prima non significa... che resisterà. Avevi ragione. La paglia non è... ghiaccio! È facile da spostare! Ed è
più fresco! Faremo un iglu per la statua! Ecco altro ghiaccio! Sì. Tanto ghiaccio! Sì. Ma... E l'altro ghiaccio? Si è sciolto con il sole! So che non è semplice, ma bisogna farlo come si deve! Tra poco il forte vento arriverà e gli sforzi saranno stati inutili! Piggy! D'ora in poi ti ascolteremo! Sì, sì, forza! Questa volta ce la faremo! Il forte vento noi fermeremo, perché insieme lavoreremo. Quanto è speciale il nostro mondo, lo proteggeremo fino in fondo. Se lavoriamo con serenità, ce la faremo, un gioiello sarà. La situazione noi sistemeremo, se una mano ci daremo e insieme lavoreremo. Sì, ma un'ultima cosa. Ecco, come usciremo da qui? Abbiamo scordato la porta! Lavorare di corsa non va bene. Dobbiamo inventarci qualcosa per uscire. Ed ora non ho più la pala. Vedi, se avessimo usato il ghiaccio. Brava, il gelato! Un rifugio delizioso! Grazie, bebè. Abbiamo faticato molto. E tutto è finito per il meglio. Guarda che roba. Quanti mattoni di gelato. Che risultato prelibato. Storyland Magic Tears. E fu così che Piggy, con fatica e determinazione, sistemò la situazione. Il forte vento affrontò e dei nuovi amici incontrò. Buon non compleanno! Bravissima, Bruni! Tina, ancora un po'! Dotty, vai alla grande! Forza, bebè! È la festa dei palloncini! Ehi, quello vola via! Vola via? Ehi, volano via! Oh, palloncini, tornate indietro! Il party è qui! Ehi, libro, attrai i palloncini! Qualcosa in Storyland non va, per questo stanno andando là! Andiamo a vedere che succede! C'era una volta una bebè felice. Sì, perché festeggiava ogni dì. Se i palloncini seguiremo, il mistero risolveremo. Non vedo l'ora di vivere la prossima avventura. Ehi, non abbiamo finito! Tornate qui! Ma chi è lei? Non andate! Ciao, sono Dotty! Come ti chiami? Alice. Cos'hai? Perché sei triste? Perché sono da sola al mio non compleanno. Esiste qualcosa di più triste secondo voi? Non compleanno. Se il tuo compleanno è il giorno in cui sei nato, il non compleanno è... gli altri giorni dell'anno. E i tuoi amici? Non lo so. Rabi viene sempre alle mie feste, ma oggi non c'è. Finalmente, perché sei in ritardo? Rabi, basta! Come si fa a festeggiare se hai quel muso lungo? Tranquilla, Alice. Staremo noi con te. Cantiamole buon compleanno. Buon non compleanno. Ok, ora canto. Tanti, tanti auguri di buon non compleanno. Ma che bello festeggiare una volta lì. È un compleanno, tutti giocheranno. Ma che emozione, che emozione. Accendiamo le candeline. Spengo le candele, cantiamo.
festeggeremo. Cosa c'è, Rabi? Non ora, stiamo cantando. È il mio compleanno. Unisciti a noi. Tutti giocheranno. Ma che emozione, che emozione. Quanto è bello festeggiare ogni giorno, sì. Tutti i giorni a parte uno. E cosa festeggio quel giorno? Festeggi il compleanno. Ma non possiamo mangiare la torta con le candele accese. Insieme soffiamo, su, diamole una mano. Ti aiutiamo noi. Wow! Grandi! Non si spengono. Più forte. La torta! Per un pelo. Ancora, Rabi? Sono occupata. Nulla è più importante del mio non compleanno. Che la festa continui! Alice, è tutto il giorno che festeggiamo. Dobbiamo dormire. Ma non potete andare. Guarda quanti regali ci sono da aprire. Oh, mamma, sono veramente tanti. Non faremo in tempo ad aprirli tutti oggi. E se festeggiassimo dell'altro? Il mio non compleanno non finisce mai, perché festeggiamo sempre. Ehi, dove andate così di corsa? E dove avete preso quelli? Ok, quanti non compleanni di fila hai festeggiato? Non lo so, ho perso il conto. So solo che i prossimi 100 li festeggerò con voi. Ancora 100? È troppo per me. Forza, bebè! Dotty, canta ancora. Non ho più idee. Soffiamo sulle candeline magiche. Ma non si spengono. Bruni, usa le bolle e riordina le tazze. Le tazze? Intendi quelle là? Ehi, le mie tazze! Andiamo, ora che è distratta. Corri! Ehi, dove andate? Non scapperete così facilmente. La torta! Ma Rabi, quelle cose sono mie. Perché non vuoi festeggiare il mio non compleanno insieme a me? Non vedi? È il compleanno di Rabi, per questo voleva le tue attenzioni. Oh, mi dispiace tanto. Sono stata egoista a pensare solo a me. Il tuo compleanno è più importante del mio non compleanno. Ecco, i miei regali sono per te. Storyland Magic Tears. Ed ecco che Alice una lezione imparò e dei nuovi amici incontrò. Che bella avventura! Yeah! Yeah! Fantasy Boom! Prima parte! Daisy, questa volta con più energia! E uno, due, tre e... Tre bebè esploratori sognavano dei mondi a colori. Un grande albero è un segno! Porta i bebè in un'altra terra! Sotto l'arcobaleno c'era un altro mondo! E sotto le radici una crepa si creò. Bebè Rosa cercò di salvarci e con il suo bastone... Non col bastone! Sbagli le parole! Spada! Con la spada! Beh, non cambia molto! Con la spada cercò di chiuderla! Comparì però e a casa ritornò! È la canzone per il bebè Sauro! Deve essere perfetta! Ora sentiamo i coristi! Rosa, verde e blu ed altri colori che troverai tu. Non importa dove sei, io ti vedo, tu mi vedi. Questo è il nostro grande potere. Ancora, dall'inizio. Voglio una pausa, ho sete. Riposino. Ma non capisci? È una canzone speciale. Niente pause, finché non la saprete a memoria. Io non mi muovo da qui. Nemmeno io! Non posso cantare da sola! Ok, ok... Dina, cosa c'è? È praticamente perfetta! Sì, ma non è abbastanza per il bebè Sauro! Vado con lei! Andiamo, Nara!
Ma dov'è? Chissà perché si comporta in questo modo. Perché è così importante per lei? Eh? Che cos'è? Seguimi, Nara! Che bella! Una spada magica! Dina la adorerà di sicuro! Wow, sono forte! Nessie starà facendo una delle sue. Andiamo, Nara! Rimarranno di stucco! Ricominciamo le prove! Con la spada cercò di chiuderla. Comparì però e a casa ritornò. Bebè! Ah? Ehi, guardate cosa ho trovato! Una spada! Come nella canzone! Wow! Non è possibile! No! Ma che succede, Dina? Si comporta in maniera davvero strana. Mia! Mia! Chi è quella Bebè? È così, così bella! Tu preso spada di stella! Ora mondo fantasy, boom! Dici che qualcosa esploderà nel mondo fantasy e sarà un palloncino! Pericolo! Magia dei mondi! Aiuto! È un enigma? Il tuo costume è così bello! Lo adoro! No, costume! Stella volere avventure! Avventure salvare il mondo fantasy! Io adoro le avventure! Sta a guardare! Ok, avventurieri, riunitevi! Avventure rosa! Wow! Incredibile! Oggetti, magia, mondi, fantasy, boom! Dina! Hanno preso la spada di Stella! La nostra amica Stella trovare dovremo, altrimenti in guai seri saremo! Il mondo fantasy sparirà! Facciamo qualcosa o un guaio sarà! Quanti mondi esistono? Storyland, Tutti Frutti Beach, la Valle Biberon e il mondo fantasy. Quattro magie da questi mondi! O mondo fantasy, boom! Esploderà! I ciucci magici dei quattro mondi la chiave saranno! Alla Valle Biberon andiamo e aiuto cerchiamo! Ehi! Tina? Tina? Stella? Ehi, da quanto tempo? Si conoscono? Non lo so! Siete mancate a Stella! Perder tempo non possiamo! I quattro ciucci magici trovare dobbiamo! O il mondo fantasy mai più rivedremo! Andiamo! Abbiamo bisogno del ciuccio d'oro! Eccolo qua! Sì, magico! Più ciucci! Dovete trovare gli altri ciucci in fretta! Corri, corri! Aiuto! Aiuto! Resisti! Aiuto! Non lasciarmi! Continua! Episodio precedente. Guardate cosa ho trovato! Una spada! Tu preso spada di stella! Ora mondo fantasy, boom! Esploderà! I ciucci magici dei quattro mondi. La chiave saranno. Aiuto! Fantasy, boom, seconda parte. Aiuto! Ti ho preso, Bruni! Oh no! Arrivo! Dobbiamo chiedere aiuto agli altri bebè. Squadra A, recuperiamo il ciuccio magico da Tutti i Frutti Beach, forza! Squadra B, andiamo a prendere il ciuccio magico a Storyland! Ci siamo! Noi andremo nel mondo fantasy a cercare il ciuccio di diamante! Andiamo! Aiuto! Aiuto! Il mondo fantasy è in pericolo! Dobbiamo fare subito qualcosa! Bebè, dobbiamo trovare il ciuccio di diamante! Su, forza! Sì, andiamo! Ehi, Narvi, perché pensi sempre a Stella? Beh, perché? È così coraggiosa. Dice che anche lei starà pensando a me. Vediamo. Non proprio. Ha una tale confusione in testa. Pensa solo alla crepa, a Dina e Tina. Andiamo, non bebè! Non importa, il mondo fantasy sta cadendo a pezzi. Ehi! Ciao, bebè! Wow, che bei pigiamini! Ciuccio magico! Ci serve per salvare il mondo fantasy! Sbrighiamoci, ti prego!
Seguitemi, di sicuro sarà la fabbrica dei sapori. Ma sul serio, da dove vengono quei pigiami? Se fosse un ciuccio, dove starei? Forse da questa parte. Attenzione, larvi! Fare più silenzio. Ehi, ehi, ma che bei pigiami! Grazie, hai per caso visto il ciuccio magico? L'ho visto ieri al lago Lampone. Non preoccupatevi, è al sicuro. Ehi, ce l'hanno le Jellies! Prendetele! Ehi, venite qui, rallentate! Dateci il ciuccio! No, il ciuccio! Datemelo! Mio! No tempo! Oh. Fantasy, boom! Forse è qui. O qui. Qui? Oh, non lo troveremo mai. Correte, andiamo via da qui. Da questa parte, su. Verde, qui. Ma non abbiamo il ciuccio di diamante. Ho io il ciuccio di diamante. Che succede? Sbrighiamoci, non c'è tempo. Sembra non ci sia nessuno in giro. E là? Stiamo cercando il ciuccio magico. Urla più forte. Noi siamo solo in tre. E lui chissà dov'è. Oh? Ehi, cercate questo. È un miracolo. Sì, grazie Sydney. Tempo da perdere non ne abbiamo. Di corsa ritorniamo. Sì. Sbrighiamoci. Forza. Ehi, bebè, eccovi qui. Ce l'avete? Grandi. Fantastico. Manca quello di tutti i frutti beach. Eccolo qui. Ottimo, li abbiamo tutti. Basta parlare. Alla crepa. Ma è pericoloso. E se tu sparissi di nuovo? Noi dovere buttare dentro ciucci. Magia, mondi, insieme e fantasy no boom. Andare. Sì, forza, andiamo. Al portale fantasy. Stella, io... Prima magia. No. Ed ora cosa facciamo? Boom. Il mondo fantasy è finito. Noi tutti abbiamo fallito. Basta piangere. Dotti, dammi il tuo ciuccio. Tu, avventuriero, forte. Forza Stella, puoi farcela. Finito? Wow. Ce l'abbiamo fatta. Tu, magico e speciale. Ben fatto, bebè. Rosa, verde e blu. Rosa, verde e blu? Siete i bebè della canzone! La canzone è vera! Sì, la canzone del bebè Sauro parla del giorno in cui Stella cadde nella crepa e salvò il mondo fantasy. L'ho scritta per lei! Canzone? Mia? Pronti? Rosa, verde e blu, ed altri colori che troverai tu. Non importa dove sei, io ti vedo, tu mi vedi. Questo è il nostro grande potere. Io adoro! Big Magic Tears! Non torni nel tuo mondo? Per ora io starei qui. Fantasy no boom. Ma il mio cuore boom